Grande. Oh, l'ho detto bene, raga, perché sono un macello io. Perfetto. Data grasso. Madrelingua. Una madrelingua, sì. Madrelingua è il padre che è un po'. Peccato che il babbo un pochino più, esatto, però. Molto bene, allora presentiamo subito perché in radio non li possono vedere. Esatto. Andiamo con nome e strumento e o cosa suonate all'interno del gruppo. Prego. Io sono Bowley e sono la voce. Yes. Ok. Ciao, io sono Delli e sono la chitarra. Un altro Delli, vedi. Ciao, Zico al basso. Arrivo il microfono. Samuele, DJ. Il DJ. Molto figo nella che figata, abbiamo un vero DJ. Esatto. Infatti, fortunatamente. Sì, magari ne approfittiamo, dopo ti rubiamo mezz'ora, ci spieghi quali saranno tutti quei bottoni lì. Prima abbiamo il falsissimo programma, se vedrai poi qui nel monitor. Sì. Ma non so se hai visto, nel loro CD appena uscito, poi ne parliamo. Sì. Infatti c'è il loro strumento, oltre al loro nome, però nota bene, Delli, distorsione sulle corde, in modo molto figo e delicato di dire suona la chitarra. Suona la chitarra. Distorto, ovviamente. Chiaramente. Poi c'è Bowley, lirico attacco, quindi ha la voce, DJ Sam, grafi elettrocablaggi, quindi dico basse frequenze. La cosa che mi è piaciuta, prima l'ho vista, figo, complimenti. Bravi. Iniziamo subito parlando del disco nuovo, perché da come è proprio fresco di questo mese, se non sbaglio. Marzo 2012. Perfetto, ci quindi, siamo. Cioè, voglio dire. Oggi 18 marzo, siamo arrivati con qualche settimana così. Come non presentare nel miglior modo il CD venendo qua? Esatto, cioè, che ci ascoltano 2 milioni di persone al giorno. Al giorno, certo. Allora, sei rimasto indietro. Scusa. Allora, no, al giorno. Bene, adesso allora facciamo una cosa. Vi facciamo la solita domanda sul nome. Sì. E poi iniziamo subito con la musica. Con la prossima canzone. Allora io mi vado a preparare. Intanto. Tu metti la prima song. Intanto chiediamo il nome, il perché di questo nome, noi lo chiediamo a tutti, è una cosa, domanda standard. Il nome praticamente deriva dal film Codice Swordfish. Sì. Swordfish Project. Sì. Quindi con John Travolta, no? Con John Travolta, film da paura tra l'altro. E quindi quindi è piaciuta l'assonanza e si è andato dietro questo giochino di parole, tutto qua. Siamo, sì. No, infatti, ma spesso è una ragione abbastanza semplice. No, ma guarda che niente di nuovo, perché spesso qualcuno dice "Ah, perché c'è questo altri". No, suonava appunto, no, si è andato avanti così. Sì. Bene, io sono curioso, come penso che ci sta ascoltando, di sentire cosa suona, no? E facciamo presentare loro il primo pezzo, ovviamente. Ma il primo pezzo è Invasi dal cemento ed sì. È un pezzo comunque che abbiamo scritto cioè è un tema abbastanza importante, che secondo me è quello della speculazione edilizia che devasta il nostro territorio, e quindi se non sbaglio quello che avete fatto il video esatto, gira su YouTube, esatto, il primo video ufficiale proprio singolo del disco Invasi dal cemento. Perfetto. Quindi, lo ascoltiamo subito allora. Swordfish Project. Yes! Quasi dal cemento. Molto contento di averli ospiti qui da noi. Sì. Io la prima volta che li ho visti, se non sbaglio, era 2 anni fa, ero con Tommy e Alessio al Zoo Micro Festival, se non sbaglio. Sì, 2 anni fa. Se non sbaglio, esatto. Sì, e mi fa lui, guarda, questi ti spaccano, ti piacciono, perché spaccano la musica che piace a te. Sono rimasto 1 ora così a guardarvi, fatto. Ma voi siete proprio tutti di Pesaro? No. Noi siamo d'Urbagna. Nessuno di Pesaro, sono sicuro. Sì. Tutti d'Urbagna siete? Sì. Ah, ecco, proprio ero fuori luogo io mentalmente. No, ma con l'ubicazione. No, venerdì abbiamo giocato contro l'Urbania e ho perso. Amen, lasciamo stare. L'Urbania è forte. amen. Niente, un'altra domanda che a me particolarmente interessa, anche a Matteo, certo. I generi musicali, sì. Ovvero cioè, come ascoltate? Vi potete, sì, ma anche come vi classificate, cioè no, per così nella nostra mente, okay. No, vi possiamo posizionare. E questa è una domanda che ci viene posta sempre. Spesso. Praticamente, no? Però non c'è una risposta. La risposta è altrettanto ombrosa, però diciamo che in generale cerchiamo di mescolare le influenze musicali che ognuno di noi ha, certo. E poi viene fuori nel senso rock, hip hop, elettronica, sono come due insiemi che si intersecano, noi siamo la parte nel mezzo. Vedi? Applauso, mi è piaciuto. Un aspetto matematico nella musica. Ha reso perfettamente l'idea. Benvenuti in mente, infatti il libricino di matematica delle prime superiori con i due. Vedi? È la parte nel mezzo. Hip hop, elettronica, rock. Esatto. Nel mezzo sono gli Swordfish Project. Esatto, perfetto. Io ho capito. Bellissimo. Ci sono gli Swordfish Project. Bellissima immagine. Bene, molto bene. Ma dov'è che avete registrato il disco invece?
Lo vuoi dire te? Sentiamo le voci un po' di tutti, dai, vediamo chi è più timido e chi meno timido. No, perché se qualcuno è timido, facciamo portare da Nico a qualche bicchiere. Dopo le perle di saggezza di Bulli, adesso tocca a noi sparare qualche No, no, tranquilli, ci mancherebbe. No, il disco l'abbiamo registrato a Bergamo, allo studio di Bonneau, che poi tra l'altro è stato anche il produttore artistico del disco. Del progetto, sì. Lui è un componente di Assalti Frontali, quindi un gruppo abbastanza militante, ha sentito i nostri testi che comunque erano abbastanza impegnati, ha voluto, insomma, abbiamo fatto questa collaborazione e il disco è stato registrato tutto nel suo studio, tranne qualcosina, le chitarre che è sempre in un altro studietto di Bergamo l'abbiamo registrato. Mixaggio, tutto, la parte tecnica è stata fatta tutta lì in pratica. Bene. Infatti mi hai anticipato un attimino dicendo che la vostra peculiarità è anche quella di fare non test, insomma, banale. No, non è neanche il fatto di banale, sono testi impegnati, questo che di denuncia, no? Immagino. Sì, leggendo i titoli delle prossime canzoni, viene sicuramente il sospetto di sì, il sospetto mi si confermava, insomma. Sì, poi diciamo l'hai anche detto te, è stata una prerogativa del gruppo dall'inizio di comunque di fare un certo genere di musica. Poi Bulli, che viene insomma dalla parte dall'insieme del rap, diciamo, che comunque propone sempre testi abbastanza impegnati, noi comunque volevamo fare musica un po' che avesse dei contenuti, non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista. Poi è chiaro, ci sta, adesso non è che tutte le canzoni sono impegnate, c'è anche, vuoi dire, un attimo di drammatizziamo ogni tanto. Però, tutto in italiano, vero? Tutto in italiano? È tutto in italiano, sì, è stata una scelta. Esatto, è un'altra cosa, insomma, una scelta. Sì, non è così radicale. Ecco, non è proprio facile, insomma. Io intanto Paddy mi posiziono per far sentire la prossima. E facciamo presentare il prossimo pezzo, sì, che sono curioso di sentirlo, che Alessio dice che è molto bello. Alessio, sì. Qui di fianco a noi. Vai, prego. Il prossimo pezzo ho sentito l'Africa. Ed è un pezzo che ho scritto dopo un viaggio appunto in Africa, che mi ha insegnato tanto e ti ha lasciato qualcosa dentro. E quindi Africa. Parecchio, mi piace. Sì. Cioè, infatti guardavo anche per fare la locandina, che cioè, avete curato praticamente tutte le cose, sto vedendo anche il CD, quindi copertina. E raga, abbiamo un grafico nel gruppo. Cioè. Infatti stavo leggendo. Allora, uno e uno due, a fine puntata poi vi rapiamo per... Ne parleremo. Ma invece dove siete stati la settimana scorsa a Bologna? Avete suonato a Bologna, dicevamo? Sì, domenica abbiamo suonato da Amici a Bologna, Officina Tsunami, che è un posto che è appena aperto e praticamente in famiglia eravamo, conoscevamo i ragazzi, gli altri ragazzi, chiamati, sì. Ci siamo divertiti. Ma da quanto tempo sono nati insieme come Soulfish Project? Dal 2006 esattamente. Ho dovuto chiesto suggerimento. Quindi sei anni. Ci sta. Andate per i 7 anni. 6 anni, sì. parecchio, bene. 7 candeline il prossimo anno. Quindi sborni. Beh, quella è stata intesa. Chiaro. Sì, chiaro. Sì. Poi a Orbagna il vino non manca. No. Assolutamente. Va bene. Ma possiamo iniziare a dare qualche contatto? Perché sì, perché noi se uno... il CD ce l'abbiamo in mano, esatto. Ma chi non avesse il CD, come può fare se uno gli piacciono le canzoni? Allora può andare sul nostro sito, che è www.swfproject.com, yes. Oppure ci trova anche su MySpace, su Facebook, certo. Dappertutto ci, esatto. si può ascoltare ancora solo il singolo. C'è anche il video su YouTube, quello che avete visto voi. Esatto. Tra un po' caricheremo anche qualcos'altro. Adesso. Tra un po' ci sarà anche il video dell'intervista, voglio dire. Ci sarà il video dell'intervista. Noi vi aiuteremo a tenervi vivo nel nostro sito. Grazie. Poi se ci firmate la liberatoria, proprio tra virgolette, ogni tanto metteremo un vostro pezzo nelle altre puntate. Ah, volentieri. Così promuoviamo e sosteniamo anche noi, perché poi... No, ma perché sono bravi, se lo meritano. Esatto. Cioè, se facevate schifo, mica lo mettevamo. Già. Cioè, voglio dire. Questo è vero. Voglio dire... il merito è il merito, grazie, do la mia parola gentili. Che dice la verità, cioè, bisogna dire le cose come stanno, giusto. Delle prossime date ne parliamo dopo, mandiamo il prossimo pezzo. Sì, dai, tu vai alla console magari, infatti sì, se ci spiegate anche un pochino il prossimo pezzo che abbiamo messo in scaletta. È C'è chi vive, non mi ricordo. Sì, okay. Sì. confermo. Scusa, no. C'è chi vive è un altro pezzo dove c'è una collaborazione, come nel pezzo che abbiamo ascoltato prima. Sì. Prima infatti ha fatto una strofa nella nostra canzone Esa, che è uno della vecchia scuola hip hop milanese, quindi salutiamo anche Esa.
E invece in questo pezzo che andiamo per ascoltare c'è Inoki, che è un altro big del rap italiano, diciamo, sempre abbastanza, non dico militante, però dell'underground sicuramente. Uno sempre dei... scuola milanese oppure... Inoki stanzi a Bologna di solito, però è uno che è sempre abbastanza in giro, sì. Ho capito. No, anche lui è stato molto gentile, gli abbiamo fatto ascoltare il pezzo, gli è piaciuto, ha scritto la strofa che è una bomba, veramente. Poi un pezzo abbastanza tosto perché insomma parla anche dei problemi che ci sono adesso sul lavoro, insomma, che non si arriva mai alla fine del mese. E poi magari ti trovi davanti la gente che è i figli di papà, che ti, capito, fanno i sboroli in giro. Certo. E niente, un altro pezzo serio, si intitola C'è chi vive, con Inoki. Swordfish Project. Questa è Hello Dolly Show, siamo sempre in diretta qui a San Tommaso. Sì. E stiamo, gli diamo giù pesante stasera, mi piace. Sì, stiamo facendo una bellissima intervista. Sì, spero che... Video ripresa. Esatto, infatti, quindi tutto ciò che fate e dite sarà... Sarà usato contro di voi e contro di noi soprattutto. Soprattutto contro di noi, infatti stiamo facendo le cose... Stiamo scherzando, siamo un'ottima compagnia. E si parlava appunto, vabbè, dell'ultima data fatta, ma... anche delle future date. Date future abbiamo il 13 aprile all'Enoteca di Lunano. Sì. E abbiamo il 20 aprile TPO Bologna. Per ora abbiamo queste due date. Bene. Centro sociale famosissimo. Bolognese. Bologna, sì. Buono. Niente, io volevo dire delle due canzoni precedenti. Yes. Non proprio riguardanti le due canzoni, ma mi colpiva questa cosa che secondo me è molto bella, che ci sono, ho notato che da quando vengono ospiti i gruppi sono molto frequenti, insomma, le collaborazioni, nel senso featuring. Sì, uno fa una strofa, allora ti aiuto con un altro CD, cioè è una cosa che a me piace, è una cosa proprio bella anche nel mondo della musica, forse. Sicuramente, perché poi la musica è condivisione, quindi comunque collaborare con altri artisti si impara gli uni dagli altri, quindi cioè una bella cosa sicuramente. Ma viene che fosse spontanea proprio, cioè nel senso che quando si è in un ambiente si suona insieme, arriva un progetto nuovo come il vostro disco. Che poi appassiona entrambi magari, quindi Sì, perché magari ne avevamo già parlato in un'altra puntata, associavamo spesso queste collaborazioni come solo delle mosse commerciali, no? Parlando per assurdo, Pausini, Giovanotti che si scambiano i dischi, eccetera. Comunque sia, c'è una verità. Beh, anche noi comunque fare una collaborazione con Inoki o con ESA, comunque la visibilità aumenta sicuramente. Però secondo me nel panorama underground... Però, infatti, di meno. È una cosa secondo me più sentita, più... Sono d'accordo. Esatto, quello più una passione dell'artista che proprio si cerca con qualcuno. Per me personalmente, che canto, fare delle collaborazioni con Inoki e ESA è stato... Figa. Cioè, da paura. No, perché poi avete registrato a Bergamo, avete detto, fatto riprese, no, tutto registrato lì, poi avete fatto masterizzato tutto a Milano. A Milano, sì. Insomma, si sono dati da fare, ragazzi. Il prodotto è buono. Chilometri. Dicono che ha fatto chilometri. Per fortuna allora l'avete fatto prima di questi aumenti della benzina. La benzina è arrivata a 2 euro adesso. È vero che quello, è vero. Va bene, allora, prossimo pezzo, anche questo qui in collaborazione con Bonnot poi. Sì, con un Bonno che ci ha fatto Bonno la parte strumentale. Prego, te lo lascio presentare. Vai. Dicevamo Catrame. Sì. Scusate, ci sta. Sai com'è, domenica sera. Catrame è un pezzo acustico che comunque nell'economia del disco secondo me spezza un po', e secondo noi è per questo l'abbiamo messo, no? Comunque. Quindi che dire di più? Lo ascoltiamo. Catrame. Bene, siamo sempre in compagnia degli Swordfish Project qui a Ristorante San Tommaso. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Esatto, adesso... l'ultimo intervento purtroppo. Esatto, dobbiamo ricordare che noi li abbiamo già messi su online. Esatto, perché quando ci sono stati ospiti Point Break che non potevano presentare il loro CD. Che poi stasera dopo li saluteremo particolarmente per un piccolo evento che sta procedendo. Loro ci avevano praticamente dato un DJ set, quindi un non so come si dice proprio DJ set. Una playlist dove eravate contenuti anche voi. Esatto. Di gruppi interessanti locali. Ah, vedi. Sì, grande.
Esatto. Per cui cioè, guarda, questi sono tosti, ti ricordi? Qua di Lara, quelli lì, adesso adesso poi li richiamerò. Li richiami, infatti, da cosa è nata cosa, li abbiamo chiamati e siamo qua. E finalmente sono venuti qui. E infatti, poi quella collaborazione che dicevi prima, no? Poi quando si è. È vero. Dire, sono tutti nella stessa barca, no? Sì, sì, siamo, esatto. No, ma poi tra gruppi li conosciamo ormai, esatto. Da un po', sono dei fratelli. tra i gruppi ci si dà una mano alla sì, grande. No, chiaro. Tanti amici in comune. Abbiamo un amico in comune. Dicono che avete un amico in comune. Bene. Allora, ricordiamo le prossime date, le ripetiamo. 13 aprile Enoteca Lunano e 20 aprile TPO Bologna. Quello di Lunano è abbastanza accessibile. Sì, è vicino. Vabbè, anche a Bologna. Ma anche Bologna, se non è che. Che giorni sono? Dei sabati, venerdì sempre? Sono due venerdì. Dai, weekend, quindi meno male si può fare alla grande. Alla fuoriuscita. Cioè, hai due giorni per ricchiapparti dopo, vuol dire. Si sponda il venerdì e poi dopo, sabato di recupero e domenica di riposo. Bene. Io vi auguro che il disco vada benissimo, tanto in bocca al lupo, quindi. Creepy. Spero di vedervi quest'estate, ci vedremo sicuramente. Perché poi abbiamo delle idee in testa e ne riparleremo anche noi. E benissimo. Sicuramente ci vedremo. Dai, live estivi sono le cose più fighe. Poi alla grande. Dai, che dal palco ridono parecchio. Quindi poi vedrai lui come si mette giù quelle cuffie. Altro che noi che le teniamo per esperienza. Infatti, adesso gli chiediamo un corso accelerato di DJ Azzo. Sì, perché noi zero. Zero. Noi poi play, stop, è giusto il volume. Bene, allora li salutiamo ma gli facciamo presentare il loro ultimo pezzo. Sì. Anzi, piccola parentesi, volete salutare e ringraziare qualcuno? Perché sì, infatti è proprio... Vedi, telepatici. C'è telepatia, dei bravi conduttori. C'è simpatia. Amore, dai. Salutiamo il fan numero uno e la sua consorte, quindi Cilavert e la Carlita, da paura, ovunque noi siamo loro sono con noi. Grandi. E poi tutti gli amici, le famiglie... E lo Dolly naturalmente. Grazie. Ho bisogno di una spalla che ogni tanto mi dice perché. Vabbè, comunque, l'ultimo pezzo, no? L'ultimo. Salutiamo anche i Point Break, naturalmente. Ci sono. Ecco, gli dedichiamo l'ultimo pezzo. Grandi. Applausi. Applausi. Io ho il microfono, un applauso. Va bene, benissimo, è normale. Bene, l'ultimo pezzo dentro e fuori scena è... E per chi non molla mai, praticamente. È importante. Swordfish Project. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ciao. Grandi ragazzi.